ma del giudice il professore ce lo dice. Allora, il professor Cesare Mirabelli, che ripeto è presidente emerito della Corte Costituzionale, ci parlerà del principio di precauzione nazionale ed europeo. Principio di precauzione. È una giornata così faticosa per voi, in un ascolto attento e che vedo dedicato a temi di straordinario interesse, per me in parte per questo, con il rammarico di non aver ascoltato se non alcune generazioni di interventi pomeridiani. Perciò la mia più che una relazione conclusiva sarà la indicazione molto schematica di alcuni punti su un tema che è interessante, anche questo è complesso. Piccola parentesi per rispondere alla domanda provocazione che è stata fatta. Certamente quando si provvede per atti singolari, ancor più quando si provvede in sede di pianificazione, la valutazione di pareri tecnici che vengono espressi, se si inseriscono nel procedimento, deve essere presa in considerazione. L'assenza di una valutazione delle osservazioni tecniche che vengono fatte determina certamente una vizio, una illegittimità del provvedimento che può essere fatta valere in sede giurisdizionale. Chiusa questa brevissima parentesi, principio di precauzione. Il principio di precauzione ha una storia recente per quel che riguarda la nomenclatura, la espressione che viene usata, ma ha un contenuto che riterrei antico. La precauzione è una cautela rispetto a un elemento negativo che può verificarsi, è un rischio che può verificarsi, e del resto l'idea di cautela è l'altro risvolto di una possibile colpa, perché quando non si usa una cautela che l'esperienza o le norme considerano necessaria, chi compie un atto che pone a rischio appunto un bene risponde a una responsabilità anche personale. E questo è un sistema che è costruito normalmente per gli atti che riguardano l'individuo. Il principio di precauzione ha una dimensione che è collettiva, come i beni che sono posti a rischio da atti eventuali. E i beni che possono essere posti a rischio, anzitutto l'ambiente e il terreno nel quale si è affermato e sviluppato il principio di precauzione, ambiente inteso in senso assai vasto come il contesto nel quale deve essere assicurata la salubrità, ma anche la compatibilità dell'ecosistema, la tutela dell'ambiente nella sua dimensione più ampia. E il secondo elemento da prendere in considerazione, la precauzione che può riguardare la salute, la sanità e il benessere della persona. Il principio di precauzione non trova espressione letterale nella nostra Costituzione, ha un radicamento soprattutto in atti internazionali e in parte incisiva nel diritto europeo, nel trattato è richiamato espressamente. E che cosa ha come contenuto essenziale? La doverosità di astenersi da atti, attività o uso di sostanze per le quali vi sia un rischio, non un'accertata nocività, una ipotesi, certamente non una generica supposizione che possa bloccare in qualsiasi modo l'uso o l'attività che viene considerata, un rischio per l'assenza di certezze scientifiche della innocuità dell'atto che si pone in essere o delle sostanze che vengono usate in rapporto ai beni che sono protetti. Perciò è un'attività che, meglio, è un principio che pone limiti a atti o a consumo di uso di sostanze che, per le quali non vi è una sicurezza della innocuità, della non dannosità rispetto ai beni che sono protetti. In sé è un principio che
ha una qualche elasticità nel tempo, o meglio una mutevolezza di contenuti nel tempo, perché la ricerca scientifica può provare o che il l'atto, l'attività o la sostanza è nociva e allora al di là del principio di precauzione vi è un divieto di utilizzazione, o che la sostanza, l'atto, l'attività non ha quegli elementi di nocività che venivano supposti, ritenuti, e in questo caso viene superato divieto. Naturalmente vi è un elemento di ragionevolezza nella valutazione di che cosa è possibile fare, di quali atti devono essere posti in essere per prevenire non il danno, ma prevenire il rischio del danno. La precauzione non è diretta ad assicurare che il danno non si verifica, cioè a valutare che il danno non si verifica, ma a evitare che ci sia il rischio che il danno si verifichi. Quando il danno si verifica si determinano tutte le problematiche che abbiamo ascoltato poco fa, sulle quali l'amico Riccardo Chieppa si è intrattenuto. Quali sono i punti di attacco di tutto questo tema alla nostra Costituzione? Sono stati indicati e illustrati da Maddalena. Sono stati anche enunciati in qualche altro intervento. Vi è una tutela della salute che è diritto fondamentale, direi forse l'unico caso nel quale la Costituzione esplicitamente fa riferimento a un diritto specifico come fondamentale, la tutela della salute che riguarda sia il singolo sia la collettività, e la tutela dell'ambiente nella visione generale che non si limita esclusivamente a un aspetto, estetico, a un aspetto di percezione del contesto nel quale si vive, ma alla stessa idea di natura. Questi principi che affiorano negli anni Ottanta cominciano ad avere una presenza nella giurisprudenza, una presenza attiva e un'elaborazione della giurisprudenza. Ricordo una sentenza del Consiglio di Stato del 2013 nella quale si dice addirittura c'è un decalogo degli effetti della precauzione, con alcuni elementi che possono essere condivisi, qualche elemento che può trovare aspetti critici. Troviamo l'uso di questo principio di precauzione anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, troviamo questo principio usato anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ma al di là di un'analisi di questi aspetti, vorrei indicare alcuni elementi che caratterizzano la precauzione come principio. Come principio è un elemento interpretativo del sistema, cioè bisogna ispirarsi a questo principio nel leggere le norme, nel leggere anche gli atti che possono essere compiuti, anche laddove non espressamente si rinvia ad essi. Adesso a questo principio, è un principio che illumina l'ordinamento e le norme, determina la illegittimità di quello che contrasta con il principio di precauzione. Terzo punto, come principio deve ispirare anche l'evoluzione normativa, cioè un criterio che è di indirizzo della legislazione. E allora in questo ambito il compito del giurista è usare tecnicamente tutte le pieghe di questo principio e di usarle anche contribuendo alla costruzione di un sistema normativo adeguato. E tuttavia, già che ci si trova di fronte a un principio che si nutre nel suo contenuto di aspetti tecnici, è di straordinaria importanza che ci sia una convergenza tra le valutazioni tecniche e una ricchezza di valutazioni tecniche che diano sostanza a questo principio. Il riferimento è un principio che è ancorato alla conoscenza scientifica del momento. La conoscenza scientifica non è patrimonio del giurista, la conoscenza scientifica è l'elemento materiale di base che il giurista deve prendere in considerazione per dare corpo di ragionevolezza ai divieti, ragionevolezza, proporzionalità. Vedete, sono tutti strumenti che consentono, ornamentali, che consentono di rendere razionale
quello che espressioni tecniche contribuiscono a dare e a creare sistemi. Grazie, buon lavoro.